in un nuovo video e buona domenica, perché quando voi vedrete questo video sarà domenica, quindi io sto registrando la domenica e voi lo vedrete in mattinata. Oggi siamo qui per provare insieme il nuovo marchio che è uscito sul sito di All Supplement, che è Fit Porno. Stavo aspettando queste creme spalmabili proteiche da tantissimo tempo, appena vidi che erano in arrivo io tutta gasata perché non vedevo l'ora che arrivassero disponibili per acquistarle. Su questo marchio, ma anche su altri marchi selezionati, ma aprite l'info box perché oltre a trovare il link delle creme trovate anche tutti i marchi selezionati. Avete, oltre al mio codice sconto che è Giulia010, che vi applica un 10% di sconto immediato, anche un 15% di cashback, quindi è super super conveniente. Quindi vi ho detto già che sono delle creme spalmabili proteiche. Io inizierei dalla chicca direttamente, così per non camuffarci poi i sapori dopo, e sto parlando della Fit Porn, ma vogliamo parlare della bellezza del barattolino, che non so, specialmente questo rosa mi viene in mente un po' Victoria's Secret, quindi adoro Fit Porn. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Cioè, il vasetto è super super bello, best quality premium product, vabbè, sigillo di garanzia. Allora, questa qui è cheesecake alla fragola, è senza zuccheri. Infatti, per 100 grammi i suoi valori nutrizionali sono 533 calorie, 39 grammi di grassi, carboidrati 34, zuccheri 0 grammi, polioli 34, fibre 0, proteine 25, sale 0,1 grammo. Per quanto riguarda gli ingredienti, ha pochi ingredienti, però mi aspettavo di trovare una percentuale di fragola al suo interno, e vi spiego anche perché. Allora, io non ho grandi aspettative da cheesecake a fragola, quindi beh, spero che questo gusto mi sorprenda, perché di solito è molto difficile, soprattutto con le creme fruttate, ma anche con le barrette di solito sa sempre un po' di chimico. Vi stavo dicendo degli ingredienti, non mi fanno impazzire perché al primo posto c'è comunque l'edulcorante, maltitolo, proteine del siero del latte, olio di girasole, olio di cocco, aromi, emulsionante, lecitina di girasole. Quindi praticamente un po' tutta la base è uguale, quello che cambia ovviamente è l'aroma. Non so, mi aspettavo di trovare anche una piccolissima percentuale di fragola, però non ci soffermiamo su questo, ma andiamo a vedere proprio la crema in sé, se ne vale la pena. Molto solida, come fatemi vedere. A parte che adesso mo inizia comunque, però aspettate, ha una consistenza un po', non so, tipo marshmallow. Mi ha dato subito questa consistenza, vedete com'è? Però è super super morbida. Oddio, questa consistenza la dà comunque anche le proteine del siero del latte. Cioè, vedete com'è? La consistenza mi piace tantissimo. Vabbè, non devo girarla più tanto perché... Ok, vediamo un po'. Si sente questo retrogusto di dolce, però io sento solo il gusto delle proteine al latte rispetto al gusto, perché cioè non è che sembra proprio una cheesecake a fragola, però devo dire che ho queste proteine al gusto del latte, si sentono molto, cioè penso che sia proprio la cosa principale che si sente appena prendete il primo cucchiaino. Però questo retrogusto di fragola si sente una percentuale molto molto bassa rispetto a quella del latte, però sembra il retrogusto vi lascia, all'inizio non vi arriva, però vi lascia quel retrogusto tipo di gelato alla fragola. Sembra un po' come si chiama quel gelato sulla stecca, fior di fragola, ecco, non mi veniva, sembra proprio di mangiare quel gelato. A primo impatto non vi arriva, però dopo, quando cioè dopo vi lascia proprio questa sensazione in bocca. Devo dire la verità, molto buona. Ve l'ho detto già, non avevo grandi aspettative proprio perché
La fragola di solito, ma proprio in generale anche lampone, sa molto di chimico, però devo dire che non sa assolutamente di chimico, è una cosa che preferisco. Preferisco non sentire tanto la fragola, però di non sentire quel retrogusto di chimico troppo forte. Quindi devo dire che come crema è super approvata ed è, devo dire che rispecchia il gusto, non tantissimo, ma rispecchia e per me ne vale la pena spendere almeno una volta 8,90 euro perché questo è il loro prezzo. Stanno scontate perché all'inizio il loro prezzo lancio era di 10 euro. Quindi devo dire la verità, molto molto buona, super particolare. Questa sui pancake sarà la fine del mondo e già so che finirai subito perché è molto particolare. Quindi per me ne vale la pena e dopo faremo la classifica. Andiamo avanti, cambiamo un po' con un gusto un po' cioccolatoso, però questo qua è cioccolato dark. Eccolo qua. Cioccolato dark. Allora, non vi ho detto che il barattolino è da 250 grammi e i suoi valori nutrizionali sono 536 calorie, 40 grammi di grassi, 27 grammi di carboidrati, zuccheri 0, 0, polioli 25, fibre 3,8, proteine 25 grammi e sale 0,3. Quindi apriamo. Ha sempre questa consistenza, vi dico anche gli ingredienti, proteine del siero del latte, questa cosa già mi piace perché sta proprio al primo posto, olio di girasole, edulcoranti, maltitolo, cacao in polvere, olio di cocco, emulsionante, lecitina di girasole, aromi e sale. Ok, assaggiamo, stavo prendendo lo stesso cucchiaino di prima. Che c'è sopra? Beh. Non mi... Che cos'è questa cosa sopra bianca? Vabbè. Mescoliamo. Hanno proprio questa condizione. Questa consistenza, vedete, molto molto densa. Ma questa consistenza la dà anche le proteine del siero del latte all'interno. Perché anche a me di solito quando faccio la cremina con le proteine viene così, oh. Devo dire la verità che la consistenza non mi dispiace, penso di averla girata bene. Ok, quindi dark chocolate, assaggiamo. Sembra il ciobar al cioccolato fondente, buonissima, mi piace. E sembra anche un po' fondente, non so chi l'ha mai provata, della Choco Relax. Veramente molto molto buona. Può essere una crema abbastanza scontata, però devo dire la verità che è buonissima. Almeno c'è cioè, comunque rispecchia il gusto, ma un po' anche l'altra. Sa di cioccolato fondente, però è buona. Buona. Vediamo un po' anche, io non mi dilungo più di tanto perché voglio fare un po', voglio vedere anche le altre per poi darvi proprio una recensione specifica anche dopo in base anche ai posti. Perché devo dire la verità che è buona, cioè non so cosa dire più di questo, proprio perché si sente questo cioccolato fondente, ricorda molto il Chobar al cioccolato fondente e la Choco Relax. È veramente un po' sa tra queste due cose che vi ho detto. Ok, smorziamo un po' con cioccolato bianco. Allora, devo dire la verità, può essere un gusto abbastanza... vabbè, che ci vuole a riprodurre un cioccolato bianco? Devo dire la verità che non è semplice. Vi dico perché io ho provato quella della Nato ed è molto molto buona. È stata l'unica crema bianca che mi ha fatto sognare. Poi ho provato anche altre ma non mi hanno fatto impazzire. Infatti per me quella... Sta proprio là perché sembra proprio la Galak, buona buona buona, quindi per me quella sta al primo posto. Però vediamo se questa novità di Fit Porn, quindi cioccolato bianco, supera le mie aspettative e supera quella crema. Per me quella è stata pure una delle prime creme proteiche che io ho provato, devo dire la verità, però era troppo troppo buona. Però vediamo anche questa qui, oh. Siamo qui proprio per testare, per fare anche un po' le differenze. Proprio questo è il bello dei video assaggi. Ve la faccio vedere. Allora, valore nutrizionale 528 calorie, 38 grammi di grassi, carboidrati 35, zuccheri sempre 0, polioli 34, fibre 0, proteine 25, sale 0,3.
Per quanto riguarda gli ingredienti, edulcorante, maltitolo, proteine del siero del latte, c'hanno tutte le proteine del siero del latte all'interno, olio di girasole, olio di cocco, emulsionante, lecitina di girasole, aroma e sale. E sale, cioè vedete alla fine gli ingredienti alla fine sono sempre quelli, cambia l'aroma. Anche questo ha la solita consistenza. Eccola qua. Allora, il profumo, non sento il cioccolato bianco, ma sento il latte, che è un po' l'ingrediente principale di tutte le creme. Ok, assaggiamo. Mamma mia, ma che è sta bontà! Questa tra tutte è quella che è densa, ma più la consistenza che si avvicina proprio ad una barretta di cioccolato fusa mischiata col latte. Sì, che descrizione, Giulia, ma mi dà questa sensazione. Per me questa al momento è la più buona. Mamma mia, raga. È buonissima. Supera anche quella della Nato, vi spiego anche perché. Questa si sente anche il latte, però si sente tantissimo ancora di più il cioccolato bianco. L'altra si aveva solo il cioccolato bianco, ma questa c'ha questo aroma in più, questa marcia in più proprio di latte, si sente proprio il latte. E poi la consistenza è spettacolare. No, vabbè, mi sono innamorata. Per me a lei già vi dico che va al primo posto, non me ne frega proprio. No, mamma mia. Questa è buonissima. Questa prendetevela già a occhi chiusi prima che finiscono, perché gli do, secondo me, a questo marchio il tempo di una settimana che finirà tutto esaurito. Già lo so. Me lo immagino già cosa succederà. Quindi mi raccomando, se vi interessa qualcuna di queste prendetele subito perché andranno a ruba, già lo so. Il mio sesto senso non sbaglia mai. Ultima crema, nocciutella. Quindi nocciola, sempre solita cosa. Allora, per quanto riguarda i valori nutrizionali, 527 calorie, grassi 39, carboidrati 28, polioli 27, fibre 3,4, proteine 25 e sale 0,3. Per quanto riguarda gli ingredienti, proteine del siero del latte, edulcorante maltitolo, olio di girasole, cacao in polvere 10%, olio di cocco, pasta di nocciole 6%, emulsionante, lecitina di girasole, aroma e sale. Questa è quella che a primo impatto mi sembra che ha più ingredienti all'interno. Già si sente di gianduia. Ce n'ho di gianduia. Come si chiama il gianduiotto? Mamma mia! Questa è quella che tra tutte, appena aprite la confezione, si sente subito l'odore tipo di nocciola. Cioè quella che a primo impatto si sente subito. Allora, la consistenza infatti questa è molto più, vedete? È diversa dalle altre. Assaggiamo. No, fermi tutti. Si sente proprio di nocciola. Si sente proprio, mi sembra proprio di mangiare. Come si chiama il lingottino d'oro? Il gianduiotto. Sì. Io ho i miei dubbi perché queste cose non le mangio da un sacco di tempo, quindi non mi vengono in mente i nomi, ma se mi sbaglio si chiama così. Ma che siamo? Ma che parliamo a fa? Cioè, spettacolo. Veramente super super buona, rispecchia il gusto. Può sembrare anche questo un gusto, vabbè sì, ma ci sono tante creme. No, raga, assolutamente no, è completamente diversa anche dalla crema Delicious a gusto nocciola, è praticamente diversa perché quella è nocciola, questa all'interno c'ha pure il cacao,
quindi sposa proprio cacao e nocciola, quindi è completamente diversa. Quella della Delicious sembra di più l'interno della crema del Kinder Bueno, questa invece è completamente un'altra cosa. Allora, io sono pronta per fare la classifica. Ovviamente al primo posto va cioccolato bianco perché merita tantissimo, quindi prendetelo ad occhi chiusi perché vi piacerà, già lo so, specialmente per gli amanti del cioccolato bianco impazzirete. Secondo posto io metto Nocciutella, proprio perché è molto buona e diversa dalle altre creme alla nocciola. Terzo posto cheesecake alla fragola, però allo stesso tempo al terzo posto io ci metto anche cioccolato fondente. Vi spiego anche perché. Sono veramente, queste quattro creme sono molto particolari rispetto alle altre, proprio perché il sapore è buono ed è diverso dalle classiche, le altre creme che ho provato. Ormai sapete che io ogni novità la prendo, quindi so bene quello che dico, e proprio a differenza di sapore cambiano completamente. Cheesecake a fragola è buona, ok, che non è che non rispecchia il gusto al 101%, però tra le altre creme è quella più particolare perché non c'è in commercio, oppure almeno sul sito, un'altra crema che sia cheesecake a fragola o proprio solo fragola. Quindi per me è molto molto buona e molto valida. È una di quelle creme che secondo me vale la pena, per le amanti delle creme proteiche, acquistarla almeno una volta, perché sicuro sono 8,90 euro spesi bene, ma proprio in generale per tutte e quattro le creme. E sempre sullo stesso posto io, perché non mi sento di mettere all'ultimo posto, perché è molto buono e particolare, è cioccolato fondente. Quindi io sono rimasta molto molto soddisfatta da queste creme e sicuramente entreranno nel mio cuore come quelle della Delicious. Sono veramente buone e ne vale la pena. Fatemi sapere se voi già l'avete provate, ma io già lo so che qualcuna di voi, perché birichine, mi avete mandato gli screen spoilerandomi i gusti e tutto, e dandomi anche le vostre recensioni, ma sono rimasta super super soddisfatta. Quindi niente, fatemi sapere, ma pure dopo, se questo video farete gli ordini, mandatemi gli screen su Instagram. Sarò molto felice anche di consigliarvi se state facendo un ordine, io sono sempre disponibile. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!